questa puntata. Fidi Toscana, necessario aggiornare le strategie di potenziamento. Presentato il progetto SOS Sport. Al via il 16 novembre la mostra del tartufo di San Miniato. Si sposta in Commissione Sviluppo Economico la discussione sul futuro di Fidi Toscana, la partecipata regionale oggetto di una comunicazione dell'assessore all'economia Leonardo Marras durante la seduta di martedì. La proprietà di Fidi Toscana non è soltanto di Regione Toscana, ci sono anche le banche. E quindi qual è stato un primo accordo, visto che non bisognava cercare di ricollocarla? È trovare chi acquistava e creare un pacchetto. Un pacchetto consistente, perché si andava a vendere più del 60%, con un prezzo rilevante, perché Fidi Toscana ha un patrimonio consistente. La patrimonializzazione è forte, anche perché è nata con il tempo, si è fortificata. Redditività che dal 18 in poi è andata male, perché poi la concorrenza dello Stato sull'attività di garanzia. Però qual è la situazione attuale di questa società? C'è un piano che è andato il precedente, che ha portato la società a un momento, sta andando bene, c'ha una redditività notevole, però non si è trovato a vendere, e quindi ritroviamo un nuovo piano per Fidi, e quindi un piano industriale con delle idee che stanno portando avanti, sicuramente un sostegno da parte del mondo bancario sarebbe necessario. Quindi che cosa chiediamo? Questa, e se no andrà avanti da sola, perché non è che poi sta andando male, e se si troverà una progettazione, il piano c'è, non è che abbiamo la liquidazione. E quindi io non vedo tutto questo problema. Sì, si voleva fortificare, ma io penso che ci siano le competenze a livello di consiglio di amministrazione, che hanno dimostrato, perché la redditività c'è, per trovare una soluzione. Io sono ottimista, oggi c'è stata questa presa d'atto, vediamo, ma non sta finendo il mondo per Fidi Toscana. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè il tutto è il contrario di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione Toscana, quindi facendo l'esatto contrario. Adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Quindi da una parte c'è il governo Meloni, il governo nazionale, che dà risposte alle aziende e alle imprese anche toscane con le iniziative prese proprio negli scorsi giorni, dall'altra c'è una giunta regionale che sbanda in qua e là, non sa che cosa vuol fare, dice tutto e il contrario di tutto, e soprattutto in Toscana non abbiamo una finanza regionale in grado di sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le nostre aziende, i nostri enti locali rispetto a un contesto difficile. Sì, Fidi Toscana è un tema importante per la regione toscana, una finanziaria alla quale la regione toscana tiene, ma soprattutto tiene alle imprese della Toscana. Telavia si mette dalla parte delle imprese toscane che hanno bisogno e necessità di avere soggetti finanziari in grado di agevolare le proprie attività, ma soprattutto di agevolare la ricerca dei finanziamenti comunitari. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in house
della Regione Toscana e riteniamo che Fidi Toscana debba modificare il proprio status naturale, quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi 2 o 3 anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita o strutturare o difendere quello che è una società in house, è quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti facili, agevoli, semplici, dinamici, che possono sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca dei finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Credo che questo sia uno strumento fondamentale per fare in modo che il mondo dell'impresa toscana possa lavorare con dinamicità e trovare la Regione Toscana al proprio fianco. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perdita proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la Regione Toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi, mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la Giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. E purtroppo non lo sappiamo nemmeno in termini di Sviluppo Toscana, perché sembrava che tutto si spostasse, che tutto acquisisse in termini di competenze Sviluppo Toscana, ma così non è stato. Non sappiamo quale sarà il futuro di Sici, se verrà acquisita da o no in toto da Sviluppo Toscana. Quindi dopo 4 anni siamo ancora in alto mare. Noi abbiamo posto delle proposte che sono quelle di riacquisire le quote di Fidi e inglobarla in Sviluppo Toscana, oppure di dare a Fidi Toscana una mission diversa, che è quella di garanzia per quanto riguarda il terzo settore, di cui tanto ne ha in termini strategici da dare in Toscana, tante sono le associazioni del terzo settore che avrebbero bisogno di un appoggio in termini di garanzia da una società come Fidi. Quindi ci possono essere delle strade da percorrere affinché Fidi non svenda totalmente il suo patrimonio, ma continui ad essere una società strategica per la Regione Toscana, perché credo che tanto abbia fatto nel passato, tanto abbia fatto anche nel periodo Covid e tanto abbia ancora da dare a tutti gli imprenditori, a tutti i cittadini toscani. Fidi non può non essere collegato alle altre due società di cui si è parlato, cioè la Sigilla e Sviluppo Toscana. Ci sono state varie tempistiche per cui Fidi prima doveva essere una società in house, poi una società da vendere, poi di fatto deve diventare il braccio armato di Sviluppo Toscana, e su questa io soprattutto in aula mi sono concentrato, perché sostanzialmente è l'ennesimo carrozzone dove non c'è una competenza tale da poter rendere utile alle società e alle imprese l'utilizzo della società regionale, e mi spiego meglio. Ho portato ad esempio un concetto di numeri. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora, mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida
a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Quindi io credo che abbiamo l'ennesimo fallimento della politica regionale, anche in questo caso per poter sistemare i soliti amici. Presentata la campagna Lo sport non è una gara, la mia vittoria. Protagonisti sono ragazzi e ragazze, giovani atleti e atlete, i cui volti su bus e tram fiorentine e sui social network testimonieranno la loro idea di sport e vittoria. L'iniziativa nasce dal progetto SOS Sport, Opportunità e Società per la promozione di uno sport accessibile e senza stereotipi. Una campagna molto bella, una campagna che manda un messaggio potente, lo sport come inclusione, lo sport come strumento di crescita, lo sport come amicizia. Noi siamo abituati spesso, male, a pensare allo sport solo come agonismo, come vittoria, invece lo sport è molto molto di più, lo sport è un modo per aiutare le ragazze e i ragazzi a diventare più consapevoli di se stessi, e in queste storie, in questi volti, in queste immagini che renderanno ancora più bella Firenze ci sta un po' l'idea di come lo sport possa essere strumento davvero di crescita, strumento per lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Allora, oggi siamo qui per il lancio della campagna La mia vittoria, lo sport non è una gara, una campagna all'interno del progetto SOS, Sport, Opportunità e Società, promosso da Associazione Cocò, Spazio Costanza ed Edwork e tre società sportive del territorio, The Dreamers Academy, Scandicci Rugby e Centro Storico Le Boschi. Questo progetto ha l'obiettivo di interrogarci sul perché ancora tanti ragazzi e ragazze, minori, bambini e bambine non fanno sport. Fra i tanti ostacoli che abbiamo trovato e di cui abbiamo discusso, ci siamo concentrati su quello più sentito dai giovani che abbiamo coinvolto, che è il punto di vista degli adulti su perché, su che cos'è lo sport, su cosa li motiva a fare sport. Quello che ci è tornato sono due parole chiave, che sono benessere e relazione. Spesso gli adulti pensano che il punto sia la vittoria, no? Vincere la medaglia, vincere la gara, diventare qualcuno, un calciatore, e invece quello che ci hanno raccontato ascoltando il loro punto di vista è che fare sport vuol dire trovare un gruppo di amici, vuol dire stare bene col proprio corpo, vuol dire sentirsi a proprio agio, vuol dire tante cose sulle quali non ci soffermiamo troppo spesso. Allora questa campagna vuole dare proprio voce e spazio a questo punto di vista, la vedremo, appunto vedremo i loro volti e le loro voci e i loro pensieri su tram, sugli autobus, sui social network, li ascolteremo sulla radio, e ora sta un po' a noi adulti cogliere il loro punto di vista e fargli davvero spazio nel mondo dello sport. Al via il 16 novembre la 53esima edizione della mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. La kermesse organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune si articola su tre weekend. Lo scorso anno ha registrato circa 60.000 presenze, tornando ai livelli pre-Covid. Quest'anno intanto io sono stata nominata dal sindaco di San Miniato poco più di un mese fa, e quindi diciamo che la mostra ricalcherà un po' quello che è stato nelle scorse edizioni, che comunque sia grazie all'ottimo lavoro fatto appunto dalla fondazione, dall'amministrazione comunale, anche dal consiglio di amministrazione di cui facevo già parte, appunto della Fondazione San Miniato Promozione. Ultimamente siamo arrivati ad avere numeri come pre-Covid, quindi siamo molto felici di questo. Già erano migliorate le ultime edizioni rispetto alle precedenti, vero è che siamo già al lavoro per il 2025, dove porteremo grandi novità. Quest'anno le novità sono dei miglioramenti per quanto riguarda le navette, le abbiamo aumentato anche l'orario, dove appunto questi bus navetta porteranno nel centro storico gli avventori. Inoltre abbiamo anche dotato di POS la biglietteria, aumentato vari servizi, ecco, quindi diciamo queste sono le migliorie. Quest'anno ha un'importante novità, la novità è che in aprile abbiamo inaugurato il MUTART, il Museo del Tartufo delle Colline Sanminiatesi, e all'interno della mostra
questo sarà il nostro centro di comunicazione del tartufo, un centro che appunto è stato allestito e ha la caratteristica di avere, di rappresentare la terra del più grande, come lo dice il nostro claim, the biggest truffles land, e quindi la terra dove è stato trovato il tartufo più grande del mondo. E poi non solo, il tartufo, quello più grande, è trovato nel XXI secolo, nel 2018, circa 2 kg, quello del più grande del mondo 2,540 kg, quest'anno è il 70° del ritrovamento. E inoltre anche il tartufo nel 2007, quello più caro, battuto all'asta a Hong Kong per 330.000 euro.